allenamento, principalmente per il nostro stile di vita, in particolare perché sta aumentando la NASH, NAFLD, che è la patologia legata proprio al benessere. E, mentre fino a qualche anno fa nel nostro ambulatorio avevamo per lo più pazienti positivi dal punto di vista dell'HCV, dell'HBV e quindi era correlato all'epatite virale, attualmente vediamo proprio un aumento importantissimo degli epatocarcinomi cosiddetti non virali, quindi legati al fegato grasso, che non va solo a aumentare il rischio di epatocarcinoma, ma va a aumentare, come sappiamo, il rischio di diverse neoplasie correlate al stile di vita che abbiamo attualmente in Occidente. Si discute molto del ruolo dell'alcol e del vino in particolare. Può svolgere una funzione se consumato in modo eccessivo? Va criminalizzato sempre? Non va criminalizzato sempre, nel senso che una minima quantità di, soprattutto di vino è stato dimostrato anche proteggere da diverse patologie. Chiaramente, come in tutto, non bisogna mai abusare, perché nel caso in cui si abusa di alcol, l'alcol è fortemente correlato non solo con lo sviluppo di neoplasie epatiche, ma con diverse neoplasie del colon, della mammella. Quindi un minimo è giusto, però quando si eccede, chiaramente poi questo aumenta il rischio di diverse neoplasie.